Si chiama Valdobbiadene, con il dirigente scolastico dell'istituto Isis Verdi, Rigo Paolo. Isis Verdi che, oltre ai soliti indirizzi scolastici, dal 2017-2018 avrà un nuovo servizio per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Dall'anno scolastico prossimo l'Isis Verdi qui a Valdobbiadene potrà offrire un'offerta formativa ancora più completa di quella che ha offerto fino ad oggi. E questo è molto importante per Valdobbiadene perché, essendo l'Isis Verdi l'unico istituto superiore della zona, è chiaro che tende e ha come obiettivo quello di soddisfare al meglio l'utenza rispetto alle richieste variabili e più varie che da questa utenza può provenire. Dall'anno prossimo noi, assieme agli indirizzi ormai già sperimentati e attivi in questa scuola da parecchi anni, il liceo scientifico con l'opzione delle scienze applicate, il liceo linguistico, l'istituto turistico, l'istituto meccanico, meccatronico ed energia, potremo offrire dall'anno prossimo anche un indirizzo di tipo professionale, che è appunto quello dell'agricoltura e dei servizi rurali. Il che evidentemente è molto importante per una zona come Valdobbiadene, così vocata all'agricoltura, seppure specialistica nel settore appunto vitivinicolo, ma che sicuramente si apre anche ad altri settori dell'agricoltura che possono dare in questo territorio soddisfazioni molto ma molto importanti. Mi preme sottolineare che i professionali in generale, da quando è stata attuata la riforma, sono stati tra gli istituti assieme ai tecnici che hanno visto modificato il proprio curriculum in maniera consistente. Questo per fare in modo che i ragazzi, all'uscita dal quinquennio dei professionali, siano preparati per essere inseriti in maniera attiva nel mondo del lavoro, nelle aree di specializzazione. E quello che ha tenuto sotto controllo questa modifica del curriculum è quello di dare capacità di inserimento nel mondo del lavoro in settori veramente di forte innovazione. L'agricoltura, guarda caso, è proprio uno di questi settori a più alta innovazione. Dobbiamo dimenticarci l'idea dell'agricoltore di alcuni anni fa che lavorava sostanzialmente con la mera forza delle braccia. Oggi il settore dell'agricoltura sempre di più è investito da nuove tecnologie, sempre di più si deve mostrare in maniera innovativa, per tutte le esperienze così legate all'agricoltura che ovviamente puntano al rispetto dell'ambiente, all'ecosostenibilità, al biologico, no? Quindi tutti settori veramente a fortissima innovazione e soprattutto non più in maniera solitaria, ma agganciandosi ad altre realtà territoriali che oggi costituiscono un tutt'uno sostanzialmente nell'esperienza delle persone. Se pensiamo che oggi il turismo è sempre più legato non solo alle opere d'arte, ma anche alle esperienze enogastronomiche. E questo noi contiamo di poter realizzare con una sinergia, per esempio, con l'istituto turistico che già insiste qui all'interno di questo istituto, generando tutte quelle sinergie necessarie per poi poter costruire un curriculum completo, un curriculum che si complementa tra la parte del turismo e la parte dei servizi rurali che in questo territorio sono importanti dal punto di vista del turismo quanto le opere d'arte. Quindi possiamo considerare l'Isis Verdi un polo scolastico completo, Sì, diciamo. adesso direi di sì. Rispetto ovviamente alle aspettative e alle esigenze del territorio. Rimaneva fino a quest'anno scolastico questa grossa pecca, insomma, della mancanza di un istituto che preparasse i ragazzi ad un lavoro, ad una professione che è probabilmente la professione che genera, mi si lasci dire, maggior PIL all'interno di questo territorio. È vero. Castelfranco da una parte, Conegliano dall'altra, però insomma Feltre anche, perché insomma abbastanza vicino anche Feltre, però insomma forse era meglio averlo qui. Anche perché questo ha potuto generare una serie di collaborazioni con le realtà del territorio e quindi ci permetterà questo di poter lavorare in maniera più specifica rispetto alle esigenze in termini di agricoltura e sviluppo rurale di questo territorio, piuttosto che in termini generalisti, come potrebbero farlo altre scuole, seppure molto importanti e sicuramente molto efficaci dal punto di vista della formazione.
e quindi anche gli studenti saranno molto più vicini alle aziende. Gli studenti saranno molto più vicini alle aziende per due motivi. Primo, perché spesso da queste aziende provengono. Due, perché avranno la possibilità di lavorare proprio sul sistema agricoltura di Val Dobbiadene e non sul sistema agricoltura di tipo generalista, che per quanto ripeto importanti, però spesso magari sono più a margine di realtà territoriali così significative come quella di Val Dobbiadene, tra l'altro.